Sì, si è chiusa una stagione importante per tutta la Volalto e per me in primis e sono contento di aver raggiunto un obiettivo finora mai raggiunto, i playoff per la Serie A1. Adesso chiudiamo un capitolo facendo esperienza ovviamente di tutto ciò che si è fatto nella passata stagione e come ha detto lei cerchiamo di ripartire dai primi acquisti. Sono acquisti importanti, naturalmente bisognerà vedere come termineremo di completare il roster, però la volontà è quella di fare bene. Abbiamo preso come palleggiatore Agrifoglio che ha fatto i playoff con Filottrano, e al centro abbiamo preso Melin Strobbe che era uno dei centrali di Forlì che ha vinto il campionato, e il libero uno dei due liberi della formazione sarà Cecchetto che faceva il secondo libero a Casalmaggiore, vincitore della Champions League. Il resto credo che lo annunceranno strada facendo, però già questi tre acquisti, i primi tre acquisti sono acquisti importanti, gente di categoria che conosce il campionato, tutto sommato anche abbastanza giovani, quindi ragazze che abbiano voglia di mettersi a lavorare, ed è quello che noi abbiamo voglia di fare con tutto il roster. Allora, siamo ancora in via di definizione anche di capire come completare il roster. Cercheremo comunque di fare 12 giocatori che possano dare una mano, ovviamente con le dovute proporzioni, però ancora siamo lontani dal completamento del roster. Strada facendo, insieme alla società cercheremo di capire dove andare ad inserire i nuovi acquisti e soprattutto capire poi, in base a come ci completeremo, quale potrà essere il nostro percorso futuro. Tutto ciò per arrivare a quale obiettivo? L'obiettivo in questo momento è quello di cercare di fare bene, anche perché non conosciamo ancora come si sono strutturati gli altri, ci sono ancora delle squadre che non hanno preso giocatori. Noi stiamo cercando, ripeto, di creare un roster che ci possa dare delle soddisfazioni. Poi dove arriveremo non lo si può sapere. Sono abituato a non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, quindi al momento le premesse sono premesse positive, dipenderà da come completeremo e ovviamente da come si struttureranno le altre società.